la dottoressa Viviana, perché l'avevo vista, e giustamente dopo un intervento osteopatico con la dottor Carina è d'accordo, ci vuole comunque un approccio governativo. È stato che quello che può in qualche maniera influenzare il linguaggio è sicuramente la malformazione dell'apparato glottale, la faccia stilica, per cui appunto anche quello che ci riportava il dottor Camilleri, il fatto che una scena superiore possa essere più prominente rispetto a quella inferiore o comunque ci sia una non verticalità della faccia. Ci possono essere deficit uditivi, trasmissivi o percettivi, che chiaramente andranno curati in maniere diverse, e le infezioni alle vie respiratorie superiori possono comunque portare a difficoltà nella respirazione e quindi a una postura della bocca sempre aperta, e anche questo in alcuni casi provoca delle dislavie. Quindi tutto questo appunto ci può portare ad avere dislalie, ad avere una voce disfonica, a volte roca, a volte addirittura si possono formare dei noduli cordali con anche afonia, a un ritardo del linguaggio, soprattutto per quelli che sono i casi di sordità sensoriale più che trasmissiva, perché la trasmissiva porta di più a delle dislalie e alle difficoltà dell'uditorie. Che io non so se qualcuno tratterà, però sono molto più trattate in prima età da tutto il team che segue i bambini. Quindi i tipi di dislalie che vengono riportati in letteratura sono quattro. Quelli che noi interessano maggiormente sono quelli di tipo Diogena, quindi l'alterato controllo acustico della voce, e quella organica o meccanica periferica, quindi dovuta ad alterazioni anatomiche o funzionali del sistema di articolazioni, labbra, denti e palato. A che cosa serve? Allora, io vi porto una frase di Montanari dove lui dice che le menomazioni più gravi sotto il profilo della malformazione portano a difficoltà funzionali e quindi difficoltà di masticazione, di deglutizione e di fonetica, estetico e di conseguenza anche psicologico. E quindi la logopedia che cosa ci serve? Per ovviare ad alcune di queste problematiche nel tempo più precoce possibile. L'intervento precoce credo che ormai sia in tutti i casi il più efficace, tanto che alcuni cominciano già a vedere da quando sono piccoli, quindi si interviene in maniera precoce per creare il minor danno possibile all'autostima e alla visione di sé del bambino. Sicuramente un intervento multidisciplinare, come era già stato precedentemente detto, in cui io credo che l'intervento coordinato di colui che opera le protesi dentarie del bambino
e la logopedista siano fondamentali nell'evolvere della crescita del bambino, per cercare di aiutarlo nel momento corretto dello sviluppo del linguaggio. Quindi, a che cosa serve la logopedia? Serve a strutturare gli schemi neuromuscolari alternativi, ma che siano efficaci a una corretta articolazione. Questo perché? Perché la lingua impara a muoversi all'interno di uno spazio. All'interno di quello spazio, che sono il palato, i denti e le labbra, impara degli schemi che vengono memorizzati, delle posture che vengono memorizzate e che nel tempo danno la possibilità al bambino di coarticolare vari suoni e di formare le parole correttamente. Nei casi di questi bambini, avendo una cavità orale deformata, chiaramente si hanno un apprendimento delle posture articolatorie non corretto. Quindi quello che è il compito della logopedista in questi casi è, dove l'articolazione non è corretta, cercare una posizione della lingua, una posizione delle labbra, una posizione della bocca che permetta un'articolazione corretta e quindi una comprensione dell'eloquio. Questo come si raggiunge? A seconda del bambino che ci si trova davanti, dell'età e della situazione, ci sono degli esercizi che attivano la muscolatura orolabiale e buccale, quindi che vanno a far comprendere al bambino come può muovere le labbra, come può muovere la lingua e come coordinare e come muovere insieme le due cose per produrre correttamente un suono. Questo si può fare attraverso i primissimi giochi che si fanno con i bambini, sono le prassie, di soffio, di scoppio, i movimenti della lingua dentro, fuori, in alto, in basso, così come delle labbra che si possono estendere, protrudere, oppure metterne una sopra l'altra. Questo perché? Perché il bambino deve prendere coscienza che lui può muovere la lingua e la bocca come vuole lui e che quindi, se impara una determinata postura, può riprodurla quando vuole nella maniera corretta. Quindi si passa all'impostazione del fonema e potrei farvi un esempio che è quello che può essere della T, in cui la lingua, per produrre il suono T, la punta della lingua va a toccare l'alveoli dietro gli incisivi superiori. Chiaramente i bambini che non hanno questo punto di riferimento, magari per loro non è così semplice capire come si può riprodurre la T. Quindi si insegna al bambino a mettere la lingua nella postura corretta, dietro i denti e con un piccolo soffio a scoppiare in modo che si produca l'articolazione corretta. Dopodiché questo piccolo esercizio viene inserito all'interno di una parola che può essere bisillabica ripetuta, ta 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 te 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 ti ti ti, e poi si formano le varie parole. Quindi può essere tavolo, come può essere patata, come può essere berretto, dove la T è in posizione inversa rispetto all'inizio, alla posizione mediana e a quella finale. Le parole vengono introdotte in frasi e dopo le frasi vengono introdotte nel linguaggio spontaneo, che sono un po' le tappe che vengono seguite nel normale sviluppo del linguaggio. Quindi il bambino prima la impara a muovere la bocca, impara a riprodurre dei suoni per imitazione, poi impara delle parole che nel corso dello sviluppo del linguaggio non sempre sono corrette. I bambini magari imparano bene delle parole, quando cominciano la frase ci sono dei fonemi che prima venivano detti bene, in quel momento subiscono una rielaborazione. Tutto questo è sicuramente importante, la coordinazione con chi fa l'implantologia, perché nei vari momenti, cambiando
cambiando la bocca cambia la memoria che la lingua deve avere di come si deve mettere per produrre correttamente quel suono. Nei casi di ipoacusia trasmissiva e o percettiva, sicuramente l'audioprotesista deve essere presente nel team. E so che questi bambini possono subire anche interventi di ricostruzione plastica del condotto uditivo esterno, che a volte può presentarsi atrofico, quindi non esserci o essere molto piccolo. E nel caso di sordità neurosensoriali, per l'applicazione della protesi è necessario, della protesi uditiva, è necessario che il condotto uditivo invece permetta l'introduzione della chiocciola. Quindi prima bisogna effettuare un intervento di chirurgia plastica per allargare il condotto uditivo. La rieducazione, chiaramente, allora, dove è necessario, quindi, nelle sordità neurosensoriali, che sono quelle che coinvolgono l'orecchio interno, è necessaria l'applicazione della protesi, che può essere la protesi acustica o, nei casi di sordità più grave, l'orecchio bionico, che è un altro tipo di apparecchio completamente implantabile. Quello che però comunque riguarda la logopedia è che questi bambini, oltre ad avere una difficoltà di riproduzione corretta del suono, avranno difficoltà anche nel sentire e quindi nell'imitare il suono. Quindi la logopedia diventa ancora più importante per far sì che questi bambini imparino il linguaggio e seguano un normale sviluppo del linguaggio che si allinea il più possibile a quello di un'età corretta. Nel caso invece di patologie trasmissive, quindi che interessano il condotto uditivo esterno e l'orecchio medio, bisogna far sì che il soggetto, tramite terapie che di solito vengono date dall'otorino, mantenga libere le vie respiratorie, tramite la terapia tubarica si mantiene funzionale la funzionalità della tuba che aria il condotto uditivo e la cassa timpanica, così che non la formazione di secrezioni sia ridotta al minimo. E spesso non è necessaria la protesi acustica, perché una volta che viene ripulito il canale, l'orecchio medio ricomincia a funzionare in maniera corretta, il bambino apprende anche i fonemi che fino a quel momento non era stato in grado di sentire. Tenete conto che nei casi più gravi, una sordità trasmissiva, quindi dovuta a catarro, a ostruzione dell'orecchio, può portare anche a una perdita fino a 30-40 decibel. Vuol dire che il vostro bambino suoni come non li sente, quindi non sentendoli non sarà in grado di riprodurli. Nel caso invece delle sordità neurosensoriali, con l'applicazione di protesi, come vi ho detto, la terapia logopedica non diventa solo un imparare una postura corretta o una riproduzione articolatoria corretta, ma diventa proprio dover imparare il linguaggio. Ed è tutto un po' più complicato. Per quello che riguarda la voce, nei casi di disfonia, quindi di voce roca o di formazioni di noduli cordali, sicuramente bisogna prima passare dal foniatra per fare una visita e per vedere se c'è, se ci sono i noduli, se si tratta solo di un'infiammazione, qual è lo stato delle corde vocali. E poi il principio fondamentale della terapia logopedica è l'impostazione della respirazione e l'accordo pneumofonico, in modo che si riduca al minimo lo sforzo che le corde vocali devono fare per produrre il suono. Interventi che aiutino a umidificare il distretto laringeo, quindi sicuramente la diminuita salivazione. La salivazione, quando noi respiriamo e produciamo aria, ci aiuta a riscaldare quest'aria, a umidificarla, in modo che quando arriva in laringe, passa tramite le corde vocali, sia una temperatura e con un'umidità corretta. Chiaramente, laddove questa umidificazione non c'è, la corda vocale subisce
gli elementi esterni che possono irritare perché non sono stati filtrati né dal naso né dalla bocca. Quindi bisogna cercare di mantenere queste parti il più possibile non secche, bevendo acqua, magari masticare una caramella, laddove sia possibile, vivere in un ambiente dove ci siano umidificatori che umidificano l'aria laddove il corpo non lo può fare. Per quanto riguarda la parte della masticazione, io non ho preparato niente perché insomma, mi sembra una parte un po' più specifica di altri specialisti. Per qualsiasi domanda sono qua, grazie per l'attenzione.